E ciao a tutti qui da Bella FC. Oggi Nicolas Viola effettuerà le visite mediche per iniziare una nuova esperienza con il club rossoblù, un nuovo innesto necessario a causa dell'infortunio subito da Kingsley, che ha riportato la frattura del perone e resterà fuori per almeno 4 mesi. Il centrocampista classe 1989 era svincolato dopo la conclusione della sua lunga esperienza con il Benevento. Ma chi è Nicolas Viola? È il giocatore giusto per il Bologna? Scopriamo insieme le sue caratteristiche e carriera, ma prima di partire, mi raccomando, iscriviti al canale, lascia un commento qui sotto su quello che pensi di questo calciatore e vai a vedere nel link in descrizione Fantacalcio Pro. Benito Nicolas Viola è nato a Oppido Marmettina il 12 ottobre del 1989. È un centrocampista italiano, ex Benevento e svincolato da qualche mese. È cresciuto calcisticamente nel vivaio della Regina, prodotto del florido vivaio del centro Sant'Agata, entrato a giocare a soli 8 anni e facendo tutta la trafila del vivaio della Regina. Uno dei migliori talenti di quegli anni, diventa capitano della squadra Primavera, giocando sempre e partecipando due volte al torneo di Viareggio. Entrò a far parte anche molto presto delle nazionali under italiane. Giocò dall'under 15 fino all'under 19. Fa il suo esordio tra i professionisti contro l'Inter il 17 gennaio 2008 in Coppa Italia e poi nella stagione successiva esordisce anche in Serie A. Con la Regina giocherà 73 partite con 3 gol e 7 assist, diventando titolare fisso nella stagione 2010-2011, facendo anche una doppietta in Serie B, sempre nella stessa stagione. Il 30 gennaio 2012, dopo ottime stagioni in B, il Palermo lo acquista con la formula della compartecipazione. Giocherà poco con il club rosanero, aveva una concorrenza difficile, come quella di Iličić, e non è stato mai tanto apprezzato dai vari tecnici. Infatti giocò qualche partita quando si sedeva in panchina Gasperini alla guida della squadra, ma con l'arrivo di Malesani le cose sono cambiate bruscamente. E dopo questa brutta esperienza con il Palermo, trovò più fortuna alla Ternana e Novara nelle stagioni successive, con tante presenze in B. Saranno 131 partite, 11 gol e 16 assist, spesso decisivo e mettendosi nuovamente in mostra. E poi arrivò la squadra che lo rilanciò un'altra volta nel calcio di Serie A, il Benevento, diventando subito uno dei pilastri della squadra. Sono 118 partite, 23 gol e 26 assist, vincendo anche nella stagione 2019-2020 la Serie B e giocando due stagioni in Serie A per il club campano. Viola, per le caratteristiche tecniche, è un classico uomo di controllo del centrocampo, dotato tecnicamente e capace di giocate sopraffine. Vede molto bene la porta, al punto che spesso è nel tabellino e calcia bene anche i calci di rigore. Mancino molto talentuoso, alto 180 cm, può essere impiegato anche come trequartista in un 4-4-2, oltre che a regista o centrocampista puro, perché possiede una buona visione di gioco e può concludere a rete con facilità. Un profilo secondo me molto interessante, perché vi ricordo che la stagione scorsa con il Benevento ha giocato 17 partite con 5 gol e 3 assist, ma è stato spesso anche infortunato e questo ha limitato la sua stagione, lo ha fatto giocare poco e anche i suoi numeri non sono quelli che ci si aspettava, ma con 17 partite giocate secondo me molto bene, può essere un profilo interessante per il Bologna. E tu che ne pensi di Viola? È l'uomo giusto per il Bologna in questo momento? Mi raccomando, lascia un commento qui sotto, iscriviti al canale per vedere altri video come questo e non solo, e vai a vedere nel link in descrizione Fantacalcio Pro. Ci vediamo presto qui da Abel AFC. Ciao ciao!